Solo quasi, sul vecchio litorale tra ruderi di antiche civiltà, Ravenna, Ostia o Bombay è uguale, con dei che si scrostano, problemi vecchi, quale la lotta di classe che si dissolvono. Così Pierpaolo Pasolini, scrittore, giornalista, regista, poeta, descriveva le periferie, quelle borgate tutte uguali, in continuo contrasto con il cuore pulsante delle metropoli. Ed è lontano dal centro di Roma che oggi, il 2 novembre di 35 anni fa, Pasolini morì come uno dei suoi personaggi, massacrato a bastonate, poi investito con la sua stessa auto da Giuseppe Pelosi, detto Pino la Rana, un ragazzo di vita, ucciso in uno sterrato nella zona dell'idroscalo di Ostia. Uno scenario in puro stile pasoliniano, un non luogo dove la memoria ha rischiato di soccombere sotto i colpi dell'incuria. Lì, proprio nel luogo della sua morte ed emblema del degrado della periferia romana che egli stesso aveva raccontato, registi e scrittori hanno ambientato film e racconti, in un postumo tributo al poeta. E oggi, nell'anniversario, il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha annunciato l'intenzione di intitolare a Pasolini un museo, da allestire nella vicina Torre di San Michele, che fu parte del sistema difensivo del litorale romano, progettato da Michelangelo e terminato sotto il pontificato di Pio V. Un omaggio a Pasolini da Alemanno, tanto ideologicamente lontani. Ma come lo stesso sindaco ha affermato, Pasolini è stato non solo un intellettuale di sinistra, anche e soprattutto un grande poeta e cantore delle periferie romane, di cui ha sempre denunciato il rischio dell'omologazione consumistica. E il nuovo porto turistico di Ostia, sorto a pochi passi dal luogo dell'omicidio, sembra incarnare proprio questo spirito. Tra le arcate e le vetrine, i fighi della società dei consumi passeggiano, fanno shopping, trascorrono le proprie giornate, inconsapevoli che, proprio a pochi passi dalle vetrine del lusso, perse la vita lo scrittore che già negli anni 60 li immaginava stritolati negli ingranaggi del mercato di massa. Ironia della sorte, sarà proprio la società che gestisce il porto turistico di Ostia a versare 1 milione di euro dei 2 necessari per il recupero della Torre di San Michele e la realizzazione del Museo Pasoliniano.